Se è stabilita, allora siamo stabili. Ben trovati. Anche stasera, come ogni lunedì alle 21, su questo canale qui, che è il canale Twitch, però se c'è qualcuno che sta vedendo la replica un po' più condensata su YouTube, sappiate che il lunedì alle 21 siamo in diretta su Twitch e poi, dopo un paio di giorni, trovate la sintesi della puntata di Listening Room. Sul mio canale YouTube, bentrovati, grazie per essere qui anche stasera, vedo che già ci sono delle persone, subito vi ricordo che potete interagire in chat per fare le domande all'ospite, anche quelle scomode, anche quelle lì un po' pruriginose se volete, e l'ospite di questa sera è Luca Lazzari, lo sapete, speaker, direttore di Radio Padova, Veneto soprattutto, e con un... Come dire, una corte intorno a lui incredibile, ma non di donne, proprio di persone. Insomma, devo dire una cosa importante. Prima di eh, dare il benvenuto a Luca, eh, ricordo che ehm, oltre alla puntata, la replica che andrà sul mio canale YouTube e poi la puntata intera tra qualche giorno vi dirò dove andarla a vedere, compresa di musica perché come ogni lunedì sera in Listering Room che facciamo? Raccontiamo la storia dell'ospite attraverso la musica che lo stesso ospite ha scelto pensate un po'. E quindi senza indugi andiamo da Luca Lazzari. Ciao Fabio Ciao, sto bene, grazie Tutto Oh, ecco di qua, ecco di qua ce l'abbiamo fatta perché voi non sapete sì. bisognerebbe in qualche modo, eh, eh, mandare in onda quello che succede prima, prima della puntata. Perché se, eh. ecco, vi rendereste conto che tutto, diciamo, tutta l'idea che vi fate mi, di me, ma anche degli ospiti, ne è un po' lontana dalla dalla realtà. Perché poi quando siamo in diretta, tutti fighi, tutto a posto, però poi i problemi tecnici prima ci sono. Non voglio dire nient'altro, non dico no, nient A parte il fatto che il, nostro, che il mio problema tecnico l'ha risolto uno di. I figli da due anni mi ha dato ecco. il quadro lo smartphone e mi ha detto: vai, vai a posto <ride> in tre secondi, quello che io ci ho messo un'ora. Esatto, con una semplicità imbarazzante, devo dire, quindi <ride> ah, veramente vergognoso. <ride> allora, Luca, intanto grazie per aver accettato, perché so che il lunedì sera grazie comunque comunque la diretta, cioè avere la, la, la disponibilità che dovrebbe essere di un'ora. Però io fino adesso non sono riuscito a fare neanche una puntata di un'ora, sempre oltre. Io spero che tu, a un certo punto non mi abbandonerai, ma insomma. Cercheremo di condensare il più possibile. Sì, dai. dai. È una chiacchierata delle nostre, questa. Ma sì, certo. Facciamo eh, okay. un po' a distanza, eh, però è sempre una bella chiacchierata. Eh, allora, ehm, io ti ho presentato come speaker e come ehm, direttore di Radio Padova. C'è qualcosa che vuoi aggiungere a tua discolpa o a tua. Non lo direttore so. Voglio... Direttore anche di Radio Crisi Network, tra Radio del nostro gruppo. Oh, lo vedi, perché tu stai in un gruppo, tu vivi nei gruppi familiari, no, professionali, cioè tu da solo non ce la no, vuoi, ci no, puoi, no, stare. non riesco a trovare un attimo, un attimo di pace. È vero, è vero, no, perché in radio eh, ne abbiamo sei, il gruppo radiofonico nostro ha sei emittenti, e Di fra, tra i miei e quelli di mia moglie, tutti sommati, tutti insieme, ne abbiamo cinque. Abbiamo anche un cane, quindi praticamente... Insomma, io dove mi giro vedo, vedo gente, H24. <ride> Ogni tanto per, per avere qualche, qualche momento di, di pace, di relax, ma ormai capita una volta all'anno, eh, prendo la bicicletta, eh, la carico e e, vado, e e giro tipo un, un paio di giorni, vado a spasso <ride> da solo, stacco tutto. Però insomma, più passa il tempo, meno riesco a trovare fare anche questo che poi tra altre cose se non sbaglio la bicicletta ce l'hai alle tue spalle perché nel, nei tanti aggiustamenti di, di telefono per fare l'inquadratura con un cavalletto ipertecnologico tecnologico che, che non funziona ho visto che c'è der, der cinese Dercinese Dercinese che ti ha dato una sola eh. credo <ride> Ma, e, <ride> una bella sola e m, alle tue spalle ho intravisto la bicicletta che è diciamo, il tuo mezzo di trasporto oh, con il okay. quale tu oh, allora, eccola so lì se... qui c'è una sì? Sì. Qui c'è la seconda e qui c'è la terza. Tutte e tre. Mano. Sono tutte tre e tre quattro. Ah, anche perché tu di chilometri ne fai tanti, proprio tanti, tanti, tanti. Ne, ne faccio Quando eri giovane. Quando ero giovane, quando avevo un po' più di tempo e quando eh, avevo la possibilità magari di dire <ride> ok, concentro le dirette nel weekend, settimana faccio qualcos'altro. Niente, adesso, no, perché bisogna sfatare un, 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 cosa, una credenza popolare, no? diceva vabbè il direttore di una radio, beh insomma arriva lì, tu fai questo, tu fai questo, no, è quello che lavora di più e quindi è quello che è di più in radio. Poi se hai anche la responsabilità di più di una radio, immagino, no? Sì. E, e sì. quindi sa sarà sicuramente il mestiere più bello del mondo per chi lo ama, ovviamente, però certo. è molto, molto impegnativo. Quante ore passi in radio? Io arrivo in radio tutte le mattine alle 8. E... Adesso mi sono di che entro le 7 di sera devo uscire. Ecco. Eh beh, perché, sì, se sembra... no, perché se no poi dopo non... non è, no. Se non riesci a vivere un attimo fuori con la tua famiglia, con goderti un po', un po di tempo libero, poi dopo sei, sei alienato, pensi che la vita sia, sia solamente quello, e non è quello, e non è eh no, solo certo. quello. Certo. E quindi alla parte. fine eh. non, riesci a, non riesci a goderti nulla. Allora, la, la domanda di rito è... Tu come nasci? Non, non fisicamente perché immagino, insomma, più o meno tutti quanti. No, come nasci? Com eh, cioè, qual è stato il primo giorno? Io so che tu hai scelto quattro, eh, quattro video che fanno ovviamente riferimento a quattro brani diversi. Uno in particolare fa riferimento al primo brano che tu hai annunciato in radio. Ma quando, quando è stata la prima volta che sei entrato in una radio? La prima volta che sono entrato in una radio avrò avuto... Meno 75, quindi ero proprio bambino, sei anni eh, mm. qui al mio paese, a corte, che è in provincia di Padova, eh, dei ragazzi avevano creato questa che si mi ricordo: si chiamava Radio Onda Azzurra mm. e, e trasmettevano praticamente da 50 metri da casa mia. All'epoca, per andare a fare le richieste, andavamo direttamente in radio, consegnavamo il bigliettino. E poi dopo ci facevano la dedica e uno le ascoltava a casa, e gli si mi ricordo che quella volta gli: Dammi tre minuti per arrivare a casa, <ride> no, è, è, certo per, è certo perché dovevi consegnare il bigliettino, che era, diciamo, una sorta di inizio Whatsapp, era tipo un messaggio Whatsapp, sì. però consegnato a mano, e, e poi dovevi tornare a casa per sentirla, poi la dedica. Il principio era quello: sì, ma è che il, il, io all'epoca neanche sapevo trasmettere, allora c'è da dire ma come a cinque anni ti mandavano a 5 6 anni attraversare la strada sei sì, un paese di campagna talmente eh piccolo certo. che eravamo fuori noi bambini si viveva tutti quanti se non se non eravamo davanti a casa mia eravamo a casa di un altro ma le mamme avevano una sorta di, di, di rete eh, che, che era proprio una copertura, no? tutti i bambini erano, erano al sicuro. <ride> e io quella volta ho fatto questi 50-100 metri per andare là. E, e questa è, quella, è stata la prima volta che ho visto un microfono, i giradischi i giradischi e, e vede e Per me era tutto magico, no? perché da, da lì poi la musica si sentiva a casa mia da dentro una scatoletta. È il solito discorso <ride> che di solito quelli della nostra generazione. Però è sì, stato certo. così anche per me. Sì. E invece la prima volta che, che poi hai provato, perché tanto all'epoca si tentava di fare questo mestiere, eh? nessuno sapeva niente. Mil cioè, 1900 eh. sì, 1982 avevo 13 anni e con due miei amici abbiamo comprato una, un motore che era grande come la scatola delle scarpe e l'abbiamo attaccato ad un'antenna, a, un, a uno stereo. Io, uno, io ho portato uno, ho portato il disco l'ho portato due casse. E una specie di, di accrocco fatto insomma alla meno peggio e, e abbiamo messo praticamente quella prima canzone che è che, che ti dicevo che ne nella lista insomma che non so se vuoi svelare adesso o dopo guarda adesso la facciamo, facciamo sentire subito ah, visto lui che insomma, sì. cosa che vorrei dire canzoni che ho scelto mm. non sono quattro canzoni che magari rimarranno nella storia della musica, sai, uno ti dice Led Zeppelin, Pink Floyd, quel, tutto quel tutto mondo di intoccabili, però sono quattro canzoni che per me sono importanti che è un po' diciamo il, il fondamento di questo appuntamento no? quattro canzoni scelte dall'ospite che raccontano l'ospite stesso attraverso dei momenti particolari che hanno eh, significato qualcosa di, di importante e, e questo che è stato il primo brano che tu hai annunciato in radio credo che eh, seppur non passerà alla storia anche se insomma devo dire che tutto sommato dopo 40 eh, sì, anni hai eh, sì. ancora qui e ancora si ascolta anche molto eh, volentieri però per te rimarrà sempre dentro di te perché è un po' come il primo amore non si scorda mai e mi sono eh, reso conto di stare di fare perché ogni volta che mi capita di annunciarlo alla radio adesso magari mi capita una volta all'anno due volte all'anno mm. dico sempre la stessa cosa è la prima <ride> canzone che io ho annunciato <ride> mi lo sai che man mano che si va avanti con l'età, si rincoglionisce e si ripetono sempre le stesse cose. Eh, a me capita. Eh. Esatto, qui, esatto. Eh, ciao Fabio, per... tutto bene? ciao <ride> oh, oh, <già. ride> esatto. E quindi eh, se, di, se di fronte hai delle persone compassionevoli, fanno finta che tu gliele stia dicendo per la prima volta. Ma esatto. loro sanno eh, che gliel'hai raccontate già 86 volte e vorrebbero ucciderti. Però, sai. È, è, è diverso il dover ricordare ogni volta prima a te stesso e poi a chi ti ascolta perché poi in radio lo sai meglio di me no è vero che tu parli alla fan base senti come parlo bene alla fan sono base sono bravissimo però c'è sempre quello che si aggiunge per la prima volta e magari lo, lo viene a scoprire per la prima volta e quindi è, è, giusto vero, è sempre ricoglionito tu... resto e se, sì questo, questo è certo questo è poco ma sicuro allora <ride> The Human League, The Human League. Sì. Don't You Want Me, bellissimo questo brano. Mm, ce lo sentiamo e poi mi dici qual è stata l'emozione che hai provato dopo che è finito il brano e sei dovuto rientrare in onda. Allora, no, perché immagino, no, io ricordi, mh, sinceramente io non ricordo per esempio il primo brano che ho annunciato, non me lo ricordo nel, nel 79, però eh, l'emozione nell'annunciare no, il primo brano poi finisce il primo brano e devi riandare in onda. Lì c'è un gasamento perché finalmente sei riuscito a lanciare un brano e com'è stato, com'è stata l'emozione nel dover rientrare su un brano che avevi appena lanciato? Allora, mi ricordo che eravamo... Eh, in radio tutta io c'era eh, l'altro ragazzo che si chiama Luca, come me, Luca Biasio e Paolo Tommasi, eravamo là tutti e tre e, e la paura era che a momento tutto si spaccasse, che non funzionasse nulla, <ride> che il microfono eh, crollasse, cioè la paura era proprio eh, per, eh, riferita alle cose tecniche. Tecniche. Mi ricordo che abbiamo detto: eh, questa è la prima trasmissione di Radio Studio Fantasy. Buon, buon pomeriggio, benvenuti. Stiamo trasmettendo da eh, Piazza Provincia di Padova. Eh, mi ricordo che abbiamo fatto una specie di scheda di quello che eh, eravamo, abbiamo detto anche eh, da dove stavamo trasmettendo, il eh, nostro indirizzo. E dopo due ore sono arrivati i Carabinieri. Ecco, perché, perché ricordiamo che le radio erano pirate all'epoca, esatto? Ecco, ricordiamo allora. Tutto... Mi ricordo che sono arrivati i carabinieri con una busta e ci hanno detto: magari se domani pomeriggio vi presentate in caserma, che così ci raccontate quello che volete fare. Mi ricordo che, che siamo andati. E, e il non so chi era il grado di, di questo carabiniere che ci ha ricevuti eh, ci ha detto che avevamo una. Grande responsabilità che parlavamo a tantissime persone, che eravamo i primi a trasmettere sul, sul territorio e che avremmo dovuto insomma comportarci in una uh, maniera. E devo dire che tutto sommato, insomma, così è stato anche per ah, poi... Insomma, hanno fatto un po' da papà, cioè, è come il papà che si raccomanda col figlio quando esce per la prima volta con un amico: no? mi raccomando, fai il bravo, no? Sì, sì, cioè ti faccio giocare, ma non fare cazzate. Ecco, perché sono eh, sempre al carabiniere attenzione, esatto, esatto, attenzione. Esatto. non so, non so il tuo padre, ecco esatto, forse. Forse. Oh, e qui se dobbiamo raccontare, tutta la perché poi dal Veneto, dove poi sei ritornato, sei ritornato alla sì. casa madre. Ecco, hai fatto un giro molto importante, cioè una carriera molto importante radiofonica, che ti ha portato con, in giro per veri. Eh, esatto, <ride> ma no, dicevo no, il <ride> sì. perché perché ho fatto sono andato controcorrente perché tutti quanti, da, tutti, tanti, anche quelli che fanno stiere eh, da, 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 da dal sud cosa fanno? Cosa facevano? Verso il nord, verso Milano, certo. sì. ok, e invece io ho mettevo a Radio Padova già da 5 anni perché dall'89-90 fino al 94 sono rimasto a Radio Padova. Eh, io mi, eh, mi ero innamorato di RDS, mm. arrivata RD in Veneto e sui 99,8. Mi ricordo questa frequenza pazzesca, la, questa radio che si sentiva benissimo, che aveva la, la hit combination. Sapevo essere una radio storica di Roma, sì. e, e quindi aveva ancora quando, quando io l'ho scoperta era, e, e ci ho anche lavorato con quel. Con quel clay eh, RDS Radio Dimensione Suono 100% grandi successi, anzi, sì. 50% musica italiana, 50, 50% musica internazionale. 100%, 100 grandi, successi. grandi successi, più che una volta che l'avevi finito, che avevi detto tutto, avevi finito il talk, <ride> avevi finito il programma. Dovevi <ride> salutare, arrivederci. Grazie, esatto, una, una volta <ride> lo dissi a Marco Minelli per evitare che diciate cazzate <ride> quindi vi diciamo noi cosa dovete dire l'abbiamo messo già nel claim della radio esatto. così dite, dite quello non vi sbagliate perché lo dovete dire giusto giustamente quindi. ma, era, ma era, era logicamente una, una battuta cioè. anche perché la radio quella RDS là quella a quale mi riferisco io 90 io mi sono aggiunto dopo perché il progetto era partito nel 92, io sono arrivato alla fine del 94, inizio del 95, nel senso che sono andato in onda per la prima volta di S eh, il primo maggio del 1995, ma sono arrivato a Roma in pianta stabile un mese prima, mi hanno fatto trasmettere un mese su Dimensione Suono Roma mm. e senza promettermi che poi sarei andato in onda sul network, loro mi hanno detto vieni a trasmettere da noi fai parte del gruppo e io ancora e perché dall'altra parte c'era già un altro gruppo faccio... sì ho detto ma se io devo lasciare Radio Padova che è una radio regionale per trasmettere in una regionale rimango dove sto Cioè certo, in... certo. E, e, dissi, e dissi a Marco Minelli ma ce l'ho una possibilità non dico su 100 ma su 1000 <ride> poi di andare sul network lui mi guardò e mi disse una su 1000 sì ce l'hai Vabbè. Gianni Mario ci ha fatto anche un successo su questo, esatto, lo mille esatto. ce la fa e quindi... E praticamente, dopo una settimana che ero in onda su Dimensione Suono Roma, facevo il 18-21 al drive time, mi dice, se continui così, entro sei mesi possiamo farti fare i weekend sul network. Così, di bot, entro sei mesi. Un'altra settimana un venerdì pomeriggio mi entra, mi entra in studio mentre ero in diretta, mi guarda e chi conosce Marco Minelli sa benissimo come com fa mi dice "Luchi, come stai? T'è a posto? Ehi, sto bene Sei sicuro, sicuro di essere a posto? E io, sì Marco, sto bene Ma ver... e io faccio Marco, ho detto una cazzata in onda cosa è successo, <ride> cosa <ride> ho fatto sì, esatto. il, dolce, il dolcetto prima del cazziatone <ride> Esatto, mi guarda e mi fa no no adesso finisci il turno vai a casa ceni ti riposi un attimo poi alle 11 11 e mezza cerca di essere in radio perché da questa notte sei in diretta in fascia tutte le notti su rds ecco è <ride> così all'improvviso avevo 24 anni avevo ho detto vabbè ho detto ok e, e niente e, e da lì e dato, ho fatto 17 anni a rds e ho roba. fatto 17 anni sempre quasi sempre di notte perché tranne eh, il periodo estivo e eh, le sostituzioni quando, quando serviva ho sempre fatto la notte ogni tanto qualcuno in questi anni mi ha detto che magari non avrei dovuto accettare no, quel, quel turno perché, perché di solito chi è che finisce nella notte e nei weekend chi, chi magari non, non, non è bravissimo è bravissimo ti tieni quelli più forti quelli più bravi dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino alle, alle 7 di sera ed è anche, ed è anche comprensibile. E, e invece, soprattutto nei primi cinque anni che ho fatto quella radio, eh, ero orgoglioso di, di, di fare la notte perché mi guardavo, mi guardavo i miei colleghi e vedevo Anna Pettinelli, Mauro Marino, Rosaria Arena, li sto, li sto nominando in ordine di, di pari eh, Carlo, <ride> Carlo Elli, Carlo Elli esatto. A Wanagana, io dicevo: Io trasmetto con questi. Io ho detto, ma cioè, se, se, se mi considerano alla loro altezza, o comunque se di notte posso fare, eh, e, e comunque essere utile anche nel weekend, perché facevo il sabato pomeriggio, qualche volta, qualche volta la domenica mattina, eh, per me era. Eh, onore, cioè vuol dire eh, che, cioè, che ero, facevo, parte dei, dei, facevo parte dei grandi certo non tutti sono John Lennon, non ci vuole anche Ringo Starr però insomma Ringo Starr, cioè, che cosa vuoi dire? Eh, Ringo Starr. Eh, Starr. Io, sai ero il batterista dei Beatles eh, capisci? <ride> cioè, e, e comunque sei nei Beatles e comunque sei in un gruppo e comunque in un network che appunto annoverava tutti questi nomi qui e siamo arrivati ad essere con quella squadra lì siamo arrivati alla cosa che non è più successa dopo RDS eh, per una serie di motivi. E la prima radio in Italia, eh. la, radio, la, radio numero uno, la radio numero uno in Italia, poi dopo dal 2000 in poi è cambiato tutto, eh, poi RTL, la radio visione, è successo di tutto, eh, però abbiamo fatto una, una, cosa, una cosa importante. Oh, e mh, il fatto di aver fatto comunque le notti ti ha aperto ad un pubblico particolare della radio. Sì. No? Che non è quello che. Ah, magari ascolta anche distrattamente durante il giorno, perché è inutile che ce lo nascondiamo, durante il giorno eh, la radio è, è un po' un sottofondo: ogni tanto se c'è una parola che ti attrae senti una parola, ma poi ti, ti distrae. Invece la notte, chi decide di ascoltare la radio la notte, la ascolta per ascoltarla. E è quindi il, il tuo pubblico è stato un pubblico particolare. Che, è stato, eh, un, era un, un pubblico che ogni eh, sceglieva RDS, di conseguenza eh, sceglieva me. Io spero che scegliessero eh, RDS per, anche per ascoltare me, non solo beh, per, certo. il formato, per il formato. Però sì, hai la percezione di avere a che fare con un pubblico più, più attento che si ricorda benissimo quello che, che racconti, che sa anche dal, dal tono della tua voce e che, e che se sei capace a creare un, un minimo di empatia eh, ti, ti riconosce il fatto che eh, sei utile stai <ride> facendo qualcosa di, di importante poi c'è anche da dire una cosa per, i, per gli amanti dei numeri che anche di notte facevamo dei numeri in proporzione quindi cioè, il mio compito era quello di prendere la radio a luna di notte, portarla alle 5 del mattino quando partivo al morning, e, eh, e tenerla alta perché la radio certo. non doveva mai abbassarsi, sotto una certa, sotto una certa soglia, dal, da quel eh, punto fa, di vista. facevi vita. anche da, da traino all'inizio del morning, perché le, le 5 è un orario, forse ancora più difficile della notte. No? È il risveglio, Quindi... no? 5-6 cioè, eh. è l'ora del risveglio. Quindi tu alle 5 gli devi dare eh, il il via, l'alpa di lancio perché chi arriva alle 5 comunque deve avere una base di, di ascoltatori che sono quelli che magari stanno facendo il turno di notte e ti ascolteranno fino alle 6 oppure quelli che stanno alle 4 e mezza, 5, 4 e mezza, 5 perché alle 6 comincia il, il turno di lavoro, c'è un momento di cambio che è, che è pazzesco. Da, da questo mm -hmm. punto di vista. Quella fascia là è delicatissima. Anche adesso si dice che ne, ne, la fascia che va dalle 5, 6 del mattino fino alle 9 è quella nella quale si fa quasi il 60% degli ascolti totali. È vero. E, della e, radio. e dove commercialmente parlando si incassa anche abbastanza perché è il momento in cui le persone sono eh. in macchina, insomma, cominciano. No? No, e, e quindi io. Eh, non ho mai pensato non ho mai pensato che la notte fosse io a me perché non mi regge il fisico cioè fare tutte le notti non mi, non mi sarebbe però eh, idealmente mi sarebbe piaciuto fare la notte l'avevo anche proposto a, a una radio dove siamo stati insieme radio globo, a globo. Dico. Sì, sì. esatto e volevo fare un programma con massimo vari e volevo chiamarlo di notte calvari vari ed eventuali e però me lo ricordo sai che me lo ricordo eh, eh. Però hanno detto di no, perché avevano paura che parlassimo troppo. <ride> però, però, ad esempio, io ritengo la soddisfazione... Radio Globo invece mi ha regalato un'altra eh, soddisfazione, che è stata quella di imparare a fare la radio con lo stile americano. Quindi uno che viene fuori da Radio Globo può andare... Ragone, dal punto di vista tecnico... Può fare Z1 100 può fare sì. KDU, queste radio qua. E quindi io ho avuto questo tipo di, di, di forma di Radio Globo. E, e tra l'altro è stato un periodo nel quale mi sono reso conto, visto che non trasmettevo più di notte, ma trasmettevo in fasce più. più, più, più no, e con la Roberta Coletti? Con Roberta abbiamo fatto il mattino, ho fatto ah, la, la, il preserale, il, tutto, ho fatto di tutto anche a globo e, mi ricordo la popolarità che mi ha dato globo a roma cioè negli anni che lavoravo che lavoravo a DS, non so andavo lucalazzi vi, 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 vi piace piacere poi che lavoro fai lavoro in radio lavoro a RDS quando invece ho lavorato a globo di nome a roma capitava magari anche andare a pagare le bollette no? la, la, quella della posta mi guardava dice Lazzi, mi guarda sei quello del globo, hai capito? C'è cioè, tutti. <ride> eh sì, sì. Perché quegli anni là, e penso che ce l'abbia anche adesso, è una popolarità che spingeva tantissimo in, in città. Allora, Emanuele dice mica male, Ringostar. Buonasera, direttori. <ride> Buonasera. Eh, sì, <ride> Buonasera, Emanuele. Esatto. <Buonasera, ride> ciao. <ride> e, adesso parleremo anche di, di, di quell'esperienza che io ricordo con tantissimo piacere quando c'eri anche tu a Globo lo... Ma ricordo veramente il divertimento vero cioè il cazzeggio vero sì il, <ride> ecco. il, il cazzeggio, il cazzeggio fatto, fatto in maniera, in maniera figa, sì. anche perché io a RDS ci ho lavorato tutti questi anni Rabo e la Rai sono stati un, un, inter, un intermezzo mm -hmm. a Globo un anno e mezzo, due anni, non mi ricordo quanto sono non è che sono stati cinque minuti e ed è stato è, è, Globo è stata per me fondamentale cioè andare in onda eh, le rampe far partire la musica e, e sentire che sotto il eh, era bello allora prima di continuare questo viaggio attraverso l'etere attraverso gli eteri perché sono tanti e arriva il gruppo ehm, allora i Pesh mod tu mi hai scritto sì. co cosa significano per te i Pesh mod sì, io non sono eh, nessuno, eh, però c'è l'eccezione e eh, eh sono, eh sono i Depresh Mode. Rappresentano proprio eh, l'unico gruppo che, eh, per i quali posso dire: Ok, mi alzo dal divano e vado a vedere un concerto. Ecco. per gli altri, no. Cioè, mi ricordo anche quando lavoravo a Globo. Quando lavoravo a RDS, arrivavano gli Internazionali, eh, Buongiovi. Eh, che, che ne so Madonna, Backstreet Boys tutto quel mondo là mm. e mi dicevano Luca venire. Non era, non era cosa per me mi sono mosso solo per i Depeche Mode e i concerti che ho visto negli anni insomma, che, che ho rivisto eh, sono quelli dei Depeche ma tipo, io sono un fan dei Depeche come qui in Italia ci sono tanti fan dei, di Vasco Rossi sì. che vanno a ogni tournée fa 10 concerti e vannoci, sono tutti dieci uguali. C'è cioè la messa cantata praticamente, sai già cosa succederà dall'inizio alla fine. Però, però ci vai, però te lo devi però ci vai. Eh, perché lì è uno scambio di, di, di vibrazioni di emozioni di cose insomma no? è, sì, è, sì, in questo, sì, ogni sì. volta si ripete diciamo, il, il miracolo avrete certe notato... cose che sono un figlio degli anni 80 no? esatto ma poi c'è senza dover chiedere l'età agli ospiti non c'è bisogno l'importante è mh, seguire i video e sono tutti in quattro terzi non sono 16 esatto. noni sono in quattro terzi quindi immaginate no esatto. <ride> eh, esatto fino adesso ho avuto solo ospiti che hanno scelto brani e eh, comunque video che sono in quattro terzi quindi insomma no, c'è della nota ma nostalgia. perché li, fa, li fanno ancora i video <ride> <ride> si sì, li, li fanno oddio fanno i, i visual adesso adesso sono dei visual cioè sì, il, canta il, can eh, il cantante anziché mettersi lì a fare un, un video delle mosse, delle cose, delle volte compaiono delle scritte che sono eh, frasi, delle canzoni, per evitare di spendere soldi, no? Il praticamente. Sì, praticamente sì, è quello. E, allora, tu sei, oltre che speaker direttore, tutto quello che, che dice... Eh, sei anche, secondo me, l'uomo che sussurrava i parrucchieri, perché io ti ho visto con il capello cortissimo, oggi fai conto, dopo tre giorni con i capelli qui. Allora, <ride> estension esten o hai una crescita di capelli che non... Che, si, che è inarrestabile. Allora, è una cosa che interessa molto questa, le persone, e allora direi <ride> sì. di approfondire. Sì. Ho avuto, approfondire. Ho avuto, da questo punto di vista, ho avuto fortuna <ride> nella vita. Cioè, <ride> esatto. Nel senso che i capelli sono quella cosa che al pari della. mi crescono con eh, grandissima velocità. Se, eh. se li taglio, io, io di solito ogni. allora eh, fino a quando. Eh, in fase di prof... mi tagliavo i capelli ogni volta che, taglia... che mi lasceva un figlio, così ecco. quando è nato Giorgio, quando è nato Tommaso, quando è nato Nicolò. Ok. E due anni fa: ma sì, tagliamoli, li ho tagliati praticamente a zero, e... ed eccoli qua adesso. Eh, se capisci? Cioè io ti vedo, ti seguo sui social ho quasi... e... e a marzo 54 anni, cioè ci sono tutti, eh? cioè non ho la Vedi? Niente. 44 niente, anni. Niente. Hai 54. Ah, 54. No, avevo capito. 44. No, perché no, ogni tanto c'è uno sgancino. Ho, ho la barba bianchissima. Sì. Oh, e ma i capelli an ancora reggono. Vedo i capelli bianchi. Però... Sì, vabbè, ma insomma, voglio dire. Sì, oh, eh, oh, invece ti voglio fare una domanda, no? Perché... Eh, tu... Ma infatti la bellezza mi ha aiutato tantissimo nella mia È carina. quello, eh, è, il è, certo. è il fascino. È il fascino. Certo. Vabbè, ma hai, hai il tuo fascino, te lo dico da uomo. Quindi, hai il tuo fascino, devo dire. Ma ti ringrazio, e, Fabio, hai ottimi gusti. Tra altre cose, anche molto appeal per le serate live. Alcune le abbiamo fatte insieme, e, e so che eh, nelle, nelle serate eh, voi lo vedete così un po', eh, ma invece, nelle serate è ancora, ancora peggio. Nel, sì, senso no. parola, nel senso buono della parola, perché quello poi è un po', credo, no? come per un cantante che fa il disco in sala e poi va a fare i concerti, no? e eh, a, a, a lavorare in discoteca come vocalist. Come, come volete voi, insomma. Hey, e i certo, sì, 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 è il momento dove hai cioè, il contatto col pubblico, lì vedi anche la corrispondenza che si è costruita nel corso degli anni. Invece, io ti volevo chiedere una cosa Qual... che, che riguarda la radio. Possiamo, ehm... possiamo ricordare una persona, Fabio? certo Gianni Orru. Ma ah, Gianni Orru, grande Gianni Orru. Certo. Guarda, io Gianni, ho una pena. Che, che, che... Grazie, grazie, siamo conosciuti. Un organizzatore all'epoca, che purtroppo non c'è più, Romano, che mm. praticamente. Eh, ha messo insieme quella volta la squadra dei, dei, dei giochi di Ubo di... e, e, e ci faceva fare le serate, sì. eh, soprattutto d'estate sulle spiagge, mi ricordo quelle di Anzio, Lavinio, la zona, e, sì. ed, è stato, ed è stato un, è stato un Guarda, bel momento eh, un bel momento. Io, Gianni Onru, lo ricordo veramente: con, con... mi si apre il cuore quando parlo di lui. Perché lui è stato uno che ha creduto per primo. Eh, alla potenzialità non della radio sicuramente ma anche delle persone che la componevano io ricordo Vero. che ho fatto e ho fatto eh, lui mi ha voluto così dal, dal nulla il venerdì al much more che, che era lo smile era diventato lo smile e ho fatto il primo venerdì insomma 30-40 persone il secondo venerdì due persone c'erano due e io ho fatto la serata come se fossero 200 le persone. Cioè ho detto o, o ce ne andiamo a casa oppure la facciamo come se, fossero, come se fossimo 200 le persone. Ed è stata una serata bellissima. Da lì in poi è cresciuta la situazione ed è andata avanti. Però lui ci ha creduto anche nel momento in cui, all'inizio, poi inizio, inizio, almeno per quanto mi riguarda, insomma, si faticava un po', no? E invece lui yeah. ci ha creduto. E ha sposato la causa eh, Radio Globo con successi incredibili, devo dire. Il fatto che non ci sia più, sì. quando l'ho saputo, è insomma, io ogni volta che penso a lui no, mi sale un po' di tristezza, tanta anche Vabbè. È un po' di malinconia, anche perché, yeah, sì. perché con noi è stato veramente eh, bravo e generoso. Sì, sì. Anche, ho fatto delle litigate sì. con lui, incredibili, devo dire, perché, perché poi, insomma, forse, forse. <ride> però era sem ritornavamo sempre indietro e <ride> quindi è sempre stato sì. bello. Allora, la, eh, la radio adesso, allora, io ho, mh, mh, come dire, eh, e cerco di farlo a Radio 104 dove sono adesso, cerco di, mh, è, è difficile farlo, non sempre ci si riesce, diciamo, è in, è in costruzione, fare una radio che sia più di contenuti e meno di flusso. Siccome eh, fare eh, RDS o anche Globo all'epoca significava fare... Una radio di flusso e, e, e prendere dei cazziatoni. Io sono cintura nera di cazziatoni a Globo per quanti ne ho presi, perché insomma, mi allargavo un po' nel parlare. No? Adesso, però, c'è una tendenza, o perlomeno cominciano i primi rumors. Anche Claudio Astorri ha pubblicato qualcosa proprio oggi, se non sbaglio, ehm, sul fatto che la radio di, di, di flusso. Si deve un po' modificare e che probabilmente quella di contenuti è, diciamo, il, la destinazione verso la quale bisognerebbe andare. Tu che ne pensi? Io penso che anche la radio di flusso può essere una radio di contenuti: nel senso che se tu apri il microfono un minuto e dici cose sensate, diventa una radio di contenuti in maniera veloce, fatta in maniera veloce. Se tu parli e eh, intendi per una persona in la radio di contenuti di programmi il talk da 3-4 minuti e poi all'interno dentro c'è tantissima aria fritta allora neanche quella è aria di ramocchi e apro il microfono e faccio passare il tempo con due chiacchiere basta mettere due persone simpatiche in onda che eh, ridono a vicenda della battuta dell'altro dell e il gioco apparentemente è fatto secondo me ma questa è una cosa che deriva dalla mia dalla mia formazione professionale, perché mm. ho nominato RDS, ho nominato Globo, ma non posso non nominare i sette anni che ho fatto R101. Una radio certo, nella quale anche... i talk i talk erano eh, tecnicamente stretti, un minuto, un minuto e mezzo, due minuti, dipende dalle fasce, ma nei quali devi andare in onda e devi avere già l'argomento preparato tu sul disco fai la cosa più importante in quel momento che è fare la marca della radio che è una regola perché nell'FM per forza lo devi fare ti devi identificare parli fai il tuo contenuto da x tempo e, e, e sai già all'inizio del talk sai già dove devi arrivare alla fine perché lo devi chiudere in maniera, in maniera perfetta quasi non ti puoi non ti puoi perdere io è vero che ci sono radio di flusso strettissimo con talk da 20 secondi, 15 secondi, ma in Italia non ci sono. Perché in Italia quanto ci piace da chiacchierà. E... <ride> sì, esatto. E, e poi uno che ha la soglia dell'attenzione bassissima, tipo se, se dopo 30-40 secondi non mi hai detto niente, io cambio. cambio. Certo. Se io ho bisogno... Tra le radio parlate l'unica che riesco ad ascoltare in questo periodo è Radio 1, Radio Rai. Tra parentesi, ho trasmesso anche là. E se è, è fatto manca niente. Non mi sono fatto mancare niente, quindi ho fatto, quando mi dicono ma la radio di programmi, ho fatto inta pure quello. Intanto aspetta, salutiamo Lolli Radio, eccolo qui. Marco Lolli. Ciao Marco. Eccoci, ciao saluti Marco. a tutti, specie al mio amico Padovano. Eccoli, ciao Marco. C ecco, oh, ciao. Ti <ride> Marco, un altro il quale contiamo non dico quotidianamente ma, ma quasi uh -huh. eh, cosa ne pensi di questo di quell'altro quell la radio il, e questa canzone questo formato un, un, un vulcano tra l'altro di non so, secondo me e, dorme due, due ore alla settimana Marco e poi ha messo su un, una cosa enorme e, Radio è, è, è una cosa enorme eh. Una bellissima sono realtà. Sono sì. tante radio ascoltatissime, quindi ognuna con il suo genere. Sì, sì. Ed è stato anche lui il primo a crederci perché è partito tanti anni fa quando eh sì, ancora le, si faceva le fatica. Digitali, si faceva, eh. Le radio digitali all'inizio hanno, hanno fatto fatica a, 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 certo. a venire fuori, anche perché in una nazione come, come l'Italia, abituata all'FM, insomma, una un modo di trasmettere così radicato no, non è semplice però insomma si sa che l'evoluzione da qui a qualche anno sarà quella da mm. hub, di web via allora aspetta che qui devo eh, dire questa cosa qui perché è importante e messe su anche a, grazie a Fabio Calvari non dimentico eh, io non ho fatto altro che mettere a disposizione gli studi che avevo all'epoca e fare delle registrazioni, però, l'idea è sicuramente quella, quella vincente, quella che ha, avuto, che ha avuto Marco Marco Lolli nel creare Lolli Radio e, e ricordo che abbiamo lavorato bene, ero molto molto contento di quello che stava uscendo fuori perché mi piaceva proprio tanto tanto, e tutt'oggi ascolto anche Lolli Radio. Quindi Beh, sì, perché ho... tutti i canali che ha, tu... Ma poi Marco eh, ha una da fuori no, il percorso di, di un personaggio come, come Marco, dal punto di vista radiofonico. E io gli dico sempre: eh, quando uno ha nel proprio curriculum la regia di, di un programma radiofonico di Fiorello fatto per tanti, 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 tanti anni e la gestione di, della persona e del personaggio eh, vuol dire che, 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 che ha la padronanza del, del mezzo al 100%. Poi basta fare complimenti a Marco, dopo si monta la testa. Poi hai e ragione, <ride> beh, hai aggiunto qualche bonus, qualche telefonata in più per chiedere consigli, cose, no? Hai messo eh, sì. qualche bonus sì, 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 sì. <ride> allora. Adesso arriviamo a un, a un video che è bello da vedere e da sentire. Ma anche qui c'è questo velo di tristezza perché questo è un altro artista. Che tra le altre cose era un tuo amico. Eh, purtroppo, sì. ne, purtroppo ne dobbiamo parlare al passato. E sto parlando di Alex Baroni. E esatto. Era un tuo amico perché voi avete vissuto nello stesso. Avete eh, condiviso l'appartamento per un periodo, vero? Sì, è successo così. Eh, io e Alex avevamo, ci siamo conosciuti perché le nostre fidanzate erano amiche. Mm. E, e quindi e, insomma, ci siamo trovati un, un veneto e un milanese eh, e abbiamo cominciato a frequentarci perché, perché Giorgia e Giulia insomma, erano amiche d'infanzia certo. poi cosa è successo? dopo anni l'amicizia si è cementata ad un certo momento è finita la sua storia con Giorgia è finita la mia storia con, con Giulia ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto <ride> e, <mo? ride> e che famo? <ride> E abbiamo, abbiamo preso un appartamento insieme. Eh, eravamo a, eh, alla, fi alla fine dei colli portuensi. E, e in realtà l'appartamento l'aveva preso lui. E, e io gli ho detto: Beh, troppo grande per te questa stanza, e quel bagno là è solo mio. E lui mi ha detto: "Vieni". e abbiamo abitato insieme un anno! Abbiamo fatto in tempo a vivere insieme un anno, condividere lo stesso appartamento fino al, al 19 marzo del, del, quando, quando ha fatto l'incidente poi dopo Ale è morto il 13 di aprile mm -hmm. di, di, quel, di quell'anno là è stato un amico un amico vero poi sai eh, quando, quando sei fa, condividi la passione per, per la radio per la musica eh, io prima primi, ero affascinato da, 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 dall'artista e perché comunque lui era già, era già famoso lui aveva già fatto Sanremo un paio di volte era fidanzato con, con Giorgia Giorgia Todrani, era cantante e Giorgia, proprio, delle, proprio Giorgia io, esatto, io, arrivavo, io insomma, arrivavo dal Veneto e mi fidanzata che è amica di Giorgia Alex Baroni e la, mia, la mamma di Giulia, la mia ex suocera era... Eh, 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 tutore rita dalla <ride> chiesa quindi mi sono, esatto. mi, sono mi sono ritrovato in un mondo catapultato in un mondo dove c'erano tutte persone famose e però anche il giro di poche settimane quando, quando li vedi tutti i giorni ti passa quell'effetto non li vedi più certo, come personaggi certo. ma li vedi come persone certo. e, e lì ho scoperto, scoperto l'amicizia di Alessandro di, che era era meraviglioso, è stato leale sempre, abbiamo anche lavorato insieme, abbiamo fatto un sacco di cose, ci siamo, siamo divertiti. E... È morto, troppo presto. Eh sì, sì, guarda, l'ho già detto in un'altra puntata di Listening Room, non mi ricordo con chi, forse con Jody, quando ha scelto un brano di Alex Baroni, e io sono venuto a sapere quello che era successo, ero a Riccione a una fiera di queste qui del. Della discoteca il Silb. Non mi ricordo, insomma, era un po' di anni fa. Lavoravo e... a Globo l'epoca, eh? eh, esatto, e eh sì, mi ricordo e sono venuto a e ho sentito questa notizia, anche questa devastante. Perché poco tempo prima eh, Alex Baroni era stato mio ospite durante una diretta di pomeriggio che facevo dalla Fiera di Roma c'era questo palco sulla Fiera di Roma eravamo radio partner e, e quindi lui ha fatto un pomeriggio con me in questo banchetto piccolino che era la console di, e, e da lì abbiamo trasmesso insieme con lui anche se ho passato forse un paio d'ore cioè che persona ah, al, sì. di là, al di là dell'artista che era immenso anche lì ma che persona, cioè una persona intanto umilissima e va bene, ma che persona che persona e quando... Beh, beh. E quindi mi ha fatto un effetto incredibile, guarda, anche lì potrei, potrei raccontare, potrei raccontare mille mille storie, e però, però ce, ce n'è una che, che, secondo me, serve proprio per inquadrare la, la grandezza del, del peggio. E erano tipo 15-20 giorni prima che lui facesse l'incidente, stava lavorando ad un disco. Roma con Phil, ehm, chitarrista, produttore anche di Lucio Battisti, Alla, eh, Phil Palmer ha prodotto George Michael, Wham, quindi stiamo parlando di un, eh, di un produttore importante, importante, che, importante che ha scelto di vivere a Roma. Un giorno eravamo eh, con Phil, io, eh, Alex e Phil Palmer in studio e c'era Alex aveva portato, che aveva scritto, perché Alex scriveva tutti i pezzi suoi, e, eh, eh, e c'era una canzone nella quale lui aveva scritto la strofa in italiano e il ritornello in inglese. E erano là, stavano, stavano provando, in un certo momento Alex dice a Phil «Ma a me non è il ritornello in, in italiano, io che ero seduto sul divano e stavo facendo altro e comunque non, è, non mi competeva dare una, una, un giudizio». Però, visto che non riesco a tenermi un cece in bocca, disse, <ride> però, però così è una figata. Così e basta. E lui mi dice: E Phil mi diede la. Disse, ha ragione Luca, guarda che suona bene. Punto. Finisce là. Passano un paio di. un po' di giorni. Alex è ritrovato in studio con Phil, io non ero, non ero presente. E succede purtroppo l'incidente. Alessandro muore dopo pochi mesi la famiglia decide di far uscire un best con le canzoni di, di Alessandro più inediti che erano quelli ai quali lui stava lavorando per l'album. Le altre canzoni non erano state eh, completate, neanche queste erano finite al 100%, però diciamo che erano i progetti in stato avanzato in quel senso. E... Vado ad ascoltare le canzoni e sento che nel disco c'era, che avevo detto io che era rimasta con la stesura che, che avevo consigliato. Mi ha fatto piacere perché? Perché poi, quando hanno continuato a lavorare logico che l'hanno fatto su indicazione di Phil però io mi ricordo la faccia che fece Phil Film che, che fece Alex guardandomi, quando io dissi: però cazzo, come funziona. Evidentemente sentire all'epoca il parere di, un, eh, di uno che non è un, un musicista, ma che è un radiofonico, che comunque ascolta la musica cioè, conversa ecco. da chi la fa, e infatti, c'è questa canzone che, per me, che per me è importante, sì. Eccolo qui, eh, Alex Baroni. Grande: volevo dire due cose, sì. allora eh, mi Marco Mengoni penso che sia l'erede di, di Alessandro. Vero. Eh, nel senso che proprio anche so che, che, che lo ha ascoltato molto, che lo ha studiato molto ed è, ed è bello che questo modo di cantare continui in Italia. Mm. E un'altra cosa che, che mi piace condividere questa sera con te Fabio è una cosa che, che non ho mai detto, che mh, mentre ero... Insieme un giorno a casa arriva un pacco e c'era un dat. Ti ricordi i dat? Sì, come no? Le piccole sì. Digitali. Il, il, primo, il primo approccio digitale, oltre i mini eh, Esatto, della mm. esatto. casa discografica perché Stevie Wonder aveva ascoltato Alex cantare e aveva deciso, gli aveva scritto una canzone. E ci hanno mandato a casa questa canzone c'era la registrazione Stevie Wonder a casa sua si è al pianoforte eh, ha composto questa canzone quindi c'era tutto suonata dall'inizio alla fine solo piano e voce Stevie Wonder faceva finta di cantare faceva dei gorgheggi dove Alex avrebbe dovuto inserire il testo in italiano e, oh, okay. e, e purtroppo Alex non ha fatto in tempo a, a finire, a finire questo, questo progetto ed era impressionante perché si sente Stevie Wonder che, che canta, che fa il e poi smette e senti che dice, thank you God, thank you God, thank you God for this song, thank you God, ringraziamo Dio di no? dato questa, questa canzone e poi e... oh, oh, è stato... È stato un momento... Sì, sì, ma, ma anche noi, ma anch'io, Alex, quella volta abbiamo avuto i brividi. Mamma mia. Per, cioè, Beh, è lui, eh, è lui, è per lui era la consacrazione. Perché eh, se certo. Stevie Wonder ti ascolta e decide che tu devi, puoi cantare una canzone sua, diciamo che non sono tanti gli artisti italiani che possono dire la stessa cosa. No, mm, proprio eh, no. <ride> no. Non penso proprio, pochi. Qualcuno no, sarà. Po sì, però uh -huh. vedi e, 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 ed è proprio in quel momento dove io credo mh, Alex sarebbe esploso veramente anche a livello internazionale sono convinto di questa cosa qua in quel momento sì. il destino o chi per eh, lui sì, sì. so, che cazzo sì, è sì, stato sì, sì. non lo so eh. eh quello è la vita è così eh, eh sì e vabbè allora torniamo alle, alle radio eh, R101 che è stato diciamo il penultimo step prima di tornare sì. alla casa madre allora sì. R101 anche lì insomma un'esperienza importante no? un altro network importante dopo eh, ricordiamo R101 in tempi passati era stato 101 tra le altre cose quando sì. era 101 mi avevano proposto di andare a fare il weekend io ho detto di no lo era... so mi ricordo era l'epoca di, di, di Globo ho detto no resto qua preferivo e r101 un altro network importante dopo insomma il riassestamento e che, che esperienza è stata r101 perché e qui Bella. poi ecco, di, di quello che, 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 che ti senti di dire no se da r101 oh, no. poi hai deciso di andare a radio padova ci sarà stato qualche elemento scatenante sì, no, no 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 ma sai cosa eh... Allora, io ragiono in un modo, a 30 in un altro, a 40 in un altro, a 50 in un altro ancora. Mm. E io sono arrivato a R101 a fine 2013. Io, a febbraio-marzo del 2013, eh, mi sono reso conto che ero arrivato al capo A ARDS. Non tanto perché eh, non avessi più voglia di lavorare là. Ma perché non ce la facevo più fisicamente? Perché 17 notte alla fine eh, logorano. Io sì, mi ricordo certo. che, che chiesi anche a, ad Anna, che all'epoca si occupava della gestione degli speaker, eh, di mettermi al, eh, alle, alle radio locali. Fa, Anna, ti prego, fammi trasmettere di giorno, non ce la faccio più. Anna Era e Anna Pettina. Quando era nato, era nato Tommaso, il mio secondo figlio, avevo bisogno di una vita un po' più normale, insomma dovevo svegliarmi la mattina alla e la sera. Questo non è stato possibile perché eh, non c'era posto per me nei locali, il mio posto era su RDS. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Alla fine ho detto, senti, ciao, mi sono licenziato. E in quel momento non potevo fare eh, altrimenti tanto che eh, sono stato fermo dalla radio fino a, a Natale ma non è che quando io mi sono licenziato da RS avessi un contratto in mano con, eh, con, eh, con R101 ho detto boh qualcosa farò sicuramente non posso più eh. andare avanti così ero, ero esaurito e tanto che quell'estate no, sono ormai. andato Sorry. esatto sono andato a, in Germania da mio fratello, che ha una gelateria. Me lo ricordo e, perché in quel periodo eh, ci siamo sentiti. In quel periodo lì mi ricordo. Sì, e vabbè, c'era già Facebook, eh, quindi. Sì. E, e quindi niente, mi sono detto, vabbè, ho detto, ma anche, anche qui faticherò lav lavorando, però almeno alla sera ceno, vado a dormire e mi sveglio la mattina <ride> dopo e, sì. e, e, riac e riacquisto un equilibrio. Perché per me fare la radio è. Eh, è importantissimo, è bellissimo, è meraviglioso, ma ma non è, è l'unica cosa! Cioè, nel senso che eh, io penso di aver dato tanto 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 alla radio, di aver ricevuto tanto, ma di aver dato un po' di più di quello che ho ricevuto fino ad adesso dal mondo radio, questo ne sono, mondo radio. Io, eh? ne sono convinto anch'io. Ma perché? Anch io. Ma sai perché? Perché noi che facciamo questo lavoro con passione ad un certo momento ci dimentichiamo che. Sabato che è giorno, che è notte, che è Natale, che è Pasqua, che è Ferragosto, eh, ci dimentichiamo di tutto e andiamo e, e andiamo andiamo, andiamo. Alla, fi alla fine ti, ti esaurisci e, e quindi quella volta mi sono, so, niente, mi sono licenziato e quando sono tornato da quei tre mesi che ho fatto in Germania eh, con, con quello mi sono ritrovato a dire e adesso che, Qua... che facciamo? <ride> che facciamo? <ride> I figli bisogna mantenerli, mangiare. Devo mangiare la casa, sul te... la testa c'era la... anche se ho sempre avuto il pulmino che comunque per me era e lo c'è sempre anche se per un momento lo volevi vendere se non sbaglio. Sì, no, ma allora hanno già hanno cambiato due. venduto uno uguale subito. Capito, ah, ok. okay. Sì. e il Volkswagen e quindi... bellissimo. Eh sì, e, e niente. Un... No, e qui alla conferma che a lavorare bene comportarsi bene con le persone alla fine paga. Un giorno mi chiama Gianluca di Girolamo che è stato e... quello che Gianluca. Io devo tan no, tantissimo a Marco Minelli, ma, ma, ma altrettanto lo devo a Gianluca perché? perché Gianluca è stato quello che ha pescato la cassetta del mio paese nel 94. L'ha ascoltata e ha detto: oh, Questo non fa schifo, chiamiamolo. Ok. Mm. Ho lavorato con lui a RDS. Poi, dopo lui ha fatto la sua carriera a Babboleo, A Radio Capital, tutto quello che è andato a lavorare a R101. Si è ricordato di me e mi ha detto: Luca, dobbiamo fare una radio che ha queste caratteristiche, che, secondo me, tu vai bene per fare questa radio. E io gli ho risposto in maniera molto. Mi ricordo che la volta è stata una cosa proprio molto sofferta. Io ho detto. Certo. E, e, e... Certo. Chi, chi te ci ha mandato? Ma chi te ci ha mandato? Eh? Ma certo, lui mi fa succedere. E allora, niente, eh, sono andato a lavorare a, a R101, che era l'inizio di una nuova fase, e sono rimasto lì fino al, al, 2000, al 2019. E, e anche lì... Ho capito altri altri meccanismi. Lì ho imparato, ad esempio, a, a lavorare con gli autori, mm. perché? Perché a R101 c'è una mentalità che se, probabilmente un po' anche, donne perché visto che, che insomma, è proprietà di Mediaset, all'epoca, right. quando sono arrivato, io era Mondadori e poi dopo è passata a Mediaset. Tuttavia, c'era comunque. Com, io dico, secondo me, la mentalità di famiglia no, tutto quel mondo là. che chi deve andare in onda deve essere preparato. E quindi noi avevamo, e ci sono ancora, degli autori che eh, lavorano con te, ti danno a trovare gli argomenti più adatti, non te li impongono, però ti dicono Luca per, per te oggi devi fare tre ore, abbiamo scelto tipo dieci argomenti. Che è cosa rara in radio, mm. eh, perché in radio gli autori sono veramente merce rara, eh, cioè io non ne ho mai avuti. E, io e... li ho avuti lì, lì e in Rai, mm. li ho avuti lì, lì e Rai e in Rai che come tutte le cose e come tutte le figure professionali, se lavorano bene, sono un valore aggiunto pazzesco. Mm. pensa alle mie autrici, Anna Brioschi, Anna Panda Brioschi, è tal bravissima, è stata quella che ha scoperto Blanco. Cioè, mm. okay, per cioè, dire, cioè, che ha capito che quel ragazzo aveva i numeri per, per diventare un, un fenomeno. E lì ho conosciuto altri, altri talenti della R101, secondo me è una radio che finalmente adesso, dopo qualche anno, sta trovando il suo eh, equilibrio, la sua nuova eh, veste e secondo me da adesso in poi potrà cominciare a pensare a, a, a salire negli ascolti. Come, come ha fatto Kis, -Kis che certo. ha preso un, un percorso una decina d'anni fa, è rimasta coerente, hanno detto: questa è la strada da perseguire e andiamo a per questa strada. Puoi pensare di fare una radio oggi e di sfarla fra un anno o due anni, no, certo, e, ci, vuole e tempo. ci vuole tempo. La radio è un mezzo di comunicazione lenta, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. Gli ascoltatori ci metti un sacco di tempo a prenderli. Ci metti un secondo aperto, attenzione perché mentre una volta ti mandavano a cagare e ti scrivevano il messaggio e ti dicevano basta da oggi, non ti ascolto più, adesso non si prendono neanche più. <ride> briga. Tac, ti muoiono e basta, e, e, e addio. Quindi bisogna stare veramente molto attenti e soprattutto essere coerenti e cercare di capire che fai, che radio devi fare per il territorio che devi servire. cioè tu sei a Savona, radio certo. 104, se ti metti a parlare tutti i giorni dei, delle, do, delle dolomiti del, del cervino, la gente a un certo momento ti dice ti voglio tanto bene, ma qua stiamo... È vero che abbiamo le, le montagne dietro, ma stiamo al mare. Eh, infatti, <ride> certo. È più facile che sia più interessante che so il, il bollettino del, del, del mare, ok? Che, mm. che il bollettino della neve. Certo. Esempio proprio. Facile. Sì, no. Poi comunque le, le radio regionali o comunque quelle lì che hanno un ambito ristretto devono, sì. si devono occupare del territorio, no? E comunque non possono, non possono far finta di essere dei network pur essendo regionali. Perché comunque anche se potenzialmente, e, e succede a sì. tutte le radio, ascoltano in Australia, in America, in Cina, e ovunque in Italia, però comunque sei... Sei del territorio e quindi di quel Sei territorio. Sei Radio 104 di Savona, devi parlare di Savona. Mi chiamo Radio Padova, devo parlare di Padova. Eh, Croce edilizia di Radio Padova, eh, abbiamo solo una frequenza che è il mm. 103.9 è una bomba di frequenza perché si sente da Vicenza a ovest fino a, a quasi a Pordenone a est, fa tutto quanto il Veneto centrale, mi fa Vicenza, parte di Verona, Vitt. Padova, Pareniso e Rovigo mi fa eh, 5 non mi fa, non facciamo più Belluno perché le frequenze di Radio Padova di Belluno sono state girate ad altri utenti del gruppo e però io tutta quell'area là, anche se mi chiamo Radio Padova, la devo coprire, eh, beh, certo, certo, la devo coprire inteso come, come contenuti esatto e, e, e come è avvenuto il passaggio a Radio Padova? Qual è stato il Devo... Il, suono, il suono delle sirene che ti ha incantato e, e innanzitutto voglia di fare un'esperienza di direzione. Mm. Ho detto: proviamo, proviamo anche questa, proviamo anche questa. Sono sempre stato abituato a, a, a anche a dietro pur di andare avanti. Mm. Ho detto: ok, lavoro nei network, ma se ritorno a fare le radio regionali con un ruolo di direzione, è pur sempre qualcosa in più. Anche perché. Certo. Io ho sempre pensato che la radio non è importante in base all'area di copertura che copre. Ci sono delle radio regionali piccole, belle, fatte, ci sono dei network che fanno cagare. Sì, okay. Okay. Quindi la qualità è una cosa, l'area di copertura è un'altra. E ho detto: ritorno a Radio Padova, vado a fare Radio Padova, che comunque Radio Padova nel mio cuore ha sempre avuto un. Un valore importantissimo perché è stata la radio che mi ha permesso poi di andare a lavorare. A me quella volta dissero a RDS noi ti abbiamo preso perché sul provino c'era scritto Radio Padova perché già sapevano che era una radio strutturata, mm. che era una radio fatta da professionisti. Se avessi scritto un nome di un'altra radio probabilmente non l'avrebbero neanche ascoltato ma non per cattiveria ma perché quando tu ricevi un sacco di cassettine di cassetti stiamo parlando di eh, beh, beh, primi, anni 90. Certo. primi anni 90. Chi deve fare la, 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 la Cernita? Prima va eh, su Radio Padova, Radio Norba, eh, radio Lina, cioè le radio più importanti che ci sono al certo. nord, al centro, al sud, e qui, sì, è così, è così è stato fatto. E quindi, Io... quindi. va bene Prendiamo la direzione di Radio Padova, mi hanno detto: Guarda, in omaggio 2 per 1 prendi anche Radio Easy Network. Easy Network. C'erano i saldi. È sempre è sempre, stato, è, sempre <ride> stato, è sempre stato il secondo canale di Radio Padova. Non si è mai chiamata Radio Padova 2 perché non si fa, Beh, hanno dato, ma è sempre stata la seconda rete di, di Radio Padova. Tra l'altro, Easy. Ha una copertura molto più ampia di Radio Padova perché fa tu, oltre a fare tutto il Veneto, fa anche il Friuli mm. una radio con la musica dagli anni '60 ai primi anni 2000, ogni tanto inseriamo dentro una canzone nuova, nuova di Vestine con il suono di, di Easy Network, che è un suono soft, che è un suono elegante, mm. è una radio molto molto tremore. Ecco. Bella, l'ho sentita mi piace Molto. anche i jingle, sono bellissimi. Io sì. li ho fatti. Io, e fai tutti, te no, non tutti. Non abbiamo, li abbiamo prodotti, però mm. eh, il, suono, il suono dei, dei jingle di, di Easy, insomma, hanno tanto, tanto di me. Mentre quelli di Oval, li abbiamo fatti fare in, anche questi in Olanda mm. e però lì c'è stata meno la mia mano perché mm. sono i, que, quei jingle là sono i jingle che, che usano anche a, a KTU di, di New York mm. e un'altra radio di, australiana che non me. Ah, dopo il prossimo video ti chiedo com'è l'esperienza Radio Padova dopodiché ti saluto perché penso che ti dovrò restituire ai tuoi affetti familiari Nessuno è venuto a reclamarmi, quindi vuol dire sono, che sono le 22:23. In questo momento, sì. Chia... quanto, <ride> quanto ci piace da chiacchierare? <ride> Infatti, allora mi hai scritto nel messaggio: Simple Minds New Gold Dream, uno sì. dei concerti più belli della mia vita. Esatto, esatto. E allora, tra l'altro, mettelo... sì, tra l'altro. Certo, visto alla, alla cavia dell'Auditorium a Roma, mm -hmm. quindi pochi anni fa, neanche tanti anni fa, eh, erano già nella fase eh, revival. Ok, mm. ho detto: Vabbè, dentro di me andiamo a vedere sti bolliti che erano i miei <ride> idoli d'infanzia. Facciamo questa Depeche operazione Mode, nostalgia, The pesce Mode. Ecco esatto. The pesce Mode <ride> e Simple Minds. Era il, il massimo. Io non sono mai stato un rocchettario quella l'anno. E, e niente. Praticamente sono andato a vedere questo concerto. Con, con la formazione che era quasi tutta all'origine, e ho detto: ammazza questi! Che bomba! <ride> <ride> sempre meravigliosi, sempre belli. Max. Vorrei essere bollito come loro: davvero? Ma <ride> mamma mia! Ho scelto questa no, versione live visto che, insomma, hai detto che è dei concerti più belli, quindi ho preso la versione live. Eh sì, sì, sì. sì. Lo, guarda, come dicevo prima, Mind e The Mode. Per i The Mode, un qualcosa di, di, boh, di incredibile per quanto mi riguarda. Anche io ogni tanto faccio fatica a come, come cavolo fanno a piacermi ancora dopo tutti questi anni che mi, per, mi danno ancora così tante emozioni a me che stanca sempre tutto eh, subito. Mm -hmm. E evidentemente. I simple, I simple minds secondo me sottovalutati, ecco, rispetto alla storia. Allora, eh, come sta andando Radio Padova e, e come sta andando la tua esperienza a Radio Padova? Allora, Radio Padova sta andando sta andando bene, bene. Eh, bisogna sempre ricordarsi che facciamo un gruppo e dobbiamo fare gioco di squadra, eh, non siamo la radio Uh, più non siamo la, la main la main radio gli inglesi eh, de, del nostro gruppo editoriale perché è, è radio company è, è la più grossa perché radio company ha una copertura insomma ha una quarantina di frequenze fa il veneto fa il friuli eh, ha il DAB praticamente a roma a milano a torino ha frequenza addirittura in Ania, nella provincia di Benevento, quindi è una radio insomma, molto, molto strutturata. Radio Padova eh, fa parte di questo gruppo e, e deve fare il suo eh, poco più di 100.000 ascoltatori al giorno, ma come dico sempre io ai miei, con eh, una frequenza e, e siamo un team di meno, siamo 15 persone. Eh, possiamo insomma essere essere soddisfatti Beh, certo. di, Ma sono numeri di, importanti sono numeri importanti di quello, eh. di quello che facciamo Ci sono i nostri computer che magari fanno 130 140 mila ok però hanno 30 impianti accesi eh. Dalli a me 30 impianti vediamo cosa succede <ride> <ride> Sai, poi dopo è anche quella <ride> quella cosa là no? però dico facciamo quello che ci bene quello che ci viene chiesto di fare eh, portiamo a casa un prodotto Abbia un se, che soprattutto ci renda orgogliosi quando la ascoltiamo, perché Radio Padova è composta da persone grandi d'età, cioè c'è anche. Gente che... Maurizio Modica, che saluto, grande Maurizio, Maurizio, Maurizio cioè sì, è stato l'unico speaker che ho voluto, nel senso che piuttosto di prendere trocker eh, normali o scarsi, ho detto ne serve uno bravo, uno bravo. E, e, quindi, e quindi ho detto vabbè, vieni a qua. Lui non voleva alla fine, l'ho stressato talmente tanto che, che ha accettato ed è, ed è venuto e di questo ne, ne sono contento. E, e poi abbiamo preso Radio Padova, che era all'epoca, fino al 2019. In un momento di crisi storica, ma, ma ci sta eh, nell'arco della ah, sì, sì, è sì. momenti dove le cose vanno bene. I momenti dove le cose vanno meno bene, gli alti, i bassi, gli ascolti, e fai fatica a trovare il formato giusto, e tutte queste cose qua. La, le persone da mettere nell'orario più consono, alle loro caratteristiche. Insomma, abbiamo sistemato tutto. Dico abbiamo perché l'ultima parola è la mia. Ma, ma a me piace confrontarmi con i ragazzi che, che lavorano alla certo. di Palla sì, tanti sono, quando sono andato via all'epoca lavoravano là sono ritornato là e, e li ho ritrovati gli hai okay, detto appena sì. sei arrivato, ancora qua state, ancora ancora, qua, esatto. <ride> ancora. <ride> e loro eh, stavamo aspettando te. ah ok perfetto. <ride> Te potevi, allora, potevi decidere prima, <ride> e, abbiamo, e adesso abbiamo insomma, Radio Padova l'abbiamo come dico sempre. Io, il trenino che va fuori dai binari, l'abbiamo messo sui binari. Adesso stiamo cominciando a farla, a farla andare, sì, <ride> bene, bene. Allora, io sono molto contento per il tuo percorso artistico, perché ti ho conosciuto, abbiamo lavorato insieme, so che sei, intanto sei molto bravo, uno. Due, ti meriti. Ecco, ti questo, sui... que questo, questo, questo non lo so, sono uno che si impegna tanto, non penso eh, ma... di avere un, gra un grandissimo talento in onda, però sono tipo cattuso, magari non ho i piedi di, di, di Cristiano Ronaldo, devo andare a giocare la partita di pallone e, e l'allenatore mi dice che devo prendere quella palla e la devo portare dall'altra parte del campo lo faccio eh, beh, insomma, a parte il fatto che qui di, di Ronaldi se ne contano veramente po po ah, pochi ecco, sì. chi, fa, chi fa il lavoro quello vero perché poi sai il Ronaldo di turno poi arriva con mille pretese mille cose, mille eh, sovrastrutture che è anche difficile gestirlo no? è questo più... è vero è più importante invece avere un, un bravo professionista bravo professionista che, che riesce anche a realizzare quelli che sono gli intenti dell'editore o quello a realizzare quella che è, che, che è una sua linea che ha in testa no? perché sai, sai dal, dal pensiero all'azione all insomma non è così facile ce ne vuole ma eh? dicevo ma sai le discussioni perché perché poi, poi l'editore ne ha un'altra e quindi bisogna limare, limare le cose, ci, ci dobbiamo venire incontro, eh insomma, sì, ma, però, sia. però eh beh, ma togna... bisogna imparare a, a cercare di capirsi, però certo. nel momento in cui tutte e due le parti sanno di avere a che fare dall'altra parte con, una, con un professionista eh, onesto da un punto di vista proprio morale e che fa, che vuole fare gli interessi dell'azienda, del delle persone che, che lavorano con te, allora lì insomma, diventa più semplice. Certo. E, e sono, mh, sono contento che tu abbia fatto questa esperienza da direttore, perché la sto facendo anch'io. Ed è una cosa che ti, che ti fa crescere ancora, ti fa imparare ancora. Eh, il, il rapporto con gli altri, la gestione, anche le, le incazzature, le limature, il, oh. i rapporti. Cioè, è una scuola ulteriore cioè dopo tanti anni di radio confrontarsi con una direzione credo che cresca ancora di più credo che tu sia pronto per andare a fare radio su, su Marte non so, il prossimo, <ride> il prossimo razzo che Elon Musk butta su, vai Anzi, andiamo a fare radio Marte ah no, radio Marte Ra è a Napoli e a Napoli, vabbè <ride> noi la facciamo proprio su Marte capito, quindi siamo che siamo jingle che aveva Marte che praticamente alla fine del cluster pubblicitario avevano un jingle solo in un determinato periodo e diceva c'è vita su Marte e partiva il disco. che <ride> Grande. Bravi, bravi anche loro. Sì. Beh, A Napoli Vabbè. fanno bella bene la radio. eh. eh sì, 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 a molto. Napoli sono bravi, anche a Napoli. Guarda io, io ricordo quando con Radio Globo molti anni fa eh, accendemmo una frequenza su Napoli. Mi ricordo. E... Eh, e andammo con l'allora 20th Century Fox a fare la presentazione di un film della 20th Century Fox. Che funzionava così: noi ehm, facevamo un'anteprima riservata solo agli ascoltatori della radio. E quindi l'abbiamo fatta per promuovere eh, Napoli. L'abbiamo fatta a Napoli. Sono venuti i, quelli che ci ascoltavano a Napoli, che non erano tantissimi, era appena all'inizio. Finita la presentazione del, del, del film, finisce il film, andiamo in una pizzeria, in una delle 106 pizzerie dove è nata la pizza Margherita, perché in tutte le pizzerie. <ride> E quindi iniziamo a parlare insomma con, con il cameriere, con il proprietario, e diciamo: Noi siamo di Radio, eh, radio, scusa, radio Globo, siamo appena arrivati, e lui ci ascoltava con molto interesse. Ah, Radio Globo come no? Sì, l'ho sentito. Oh, dopo, sa, da, da. E poi finito, le ho detto: qua a Napoli esiste solo Wiss Schiss. Punto. e ci ha smorzato tutti gli entusiasmi <ride> che avevamo perché c'è una chissà ha il network chi schiss eh. Italia chi schiss Napoli Radio tutte. Napoli Radio Ibiza esatto ce ce tutte, quindi. e quindi e quindi ho detto sì, soltanto chi schiss e quindi, eh. e lo oh. sai, lo, ti ricordi la prima canzone che Radio Globo ha trasmesso quando abbiamo acceso Napoli? no, <ride> che, 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 che io quella volta la ho rotto le ho detto mettiamo questa, mettiamo allora. questa, e ad un certo momento Bruno mi fa: vabbè, arriva Virginia e mi fa: vabbè, Gigi d'Alessio quando travolta il sol buon amore, li volevamo conquistare così, sì. <ride> che bastardi. vabbè oh, okay. uh, Se vengo uh, a... provo. Scusa un no, attimo, vengo a casa tu ti sì. porto le pastarelle. E c'hai ragione, anche questo è vero. Va oh, bene, Luca. Senti, ti ringrazio, è stata una, una chiacchierata molto, molto bella. E come dico sempre, siccome sul mio canale YouTube, dove poi eh, ripubblicherò questa, questa puntata, però senza i video perché YouTube, figurati, mamma, e, mia. mamma mia, appena pensi un brano già te ne. permalosissimi e anche se su YouTube sta per arrivare una, una cosa infatti appena arriverà questa cosa qua io mi sposto, le dirette le sposto su YouTube e sta arrivando, arriverà nel 2023 la possibilità o di pagare i diritti dei brani che tu mandi oppure di dividere le entrate che tu hai monetizzando io monetizzo il canale puoi dividere le entrate con gli autori delle, delle canzoni che metterai quindi se passerò lì io lo faccio su, su Twitch perché qui la diretta si può fare senza che nessuno lo quindi, quindi, quindi Fabio Calvari condivide con Quis. Con... 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 Capito? Cioè tu pensi, tu... Quincy Jones che gli arrivano 26 centesimi da Fabio Calvari. Calvari. Dirà, e, e Quincy Jones dirà con la traduzione, chi cazzo è Fabio Calvari? E sai, qualcuno gli dirà è il tuo socio. È socio di minoranza, ma è comunque socio. Quindi. <ride> e, e quindi dicevo, quand quando lo metterò su, eh, su YouTube, poi ve ne darò notizia e quindi potrete rivedere questa. E ehm, come dico spesso e sempre, quando poi mi trovo a parlare con mh, anche, colleghi, amici di, di, di questo settore. Eh, consiglio la visione di queste dirette, comunque, queste sintesi. Poi a, a tutti quelli che vogliono iniziare a fare radio, che hanno iniziato da poco, perché secondo me sono delle lezioni di radio. Quello che, 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 che hai raccontato tu, che ha raccontato Jodi, che ha raccontato Andrea Torre, insomma, sono tutte mh, e oro colato che dovreste prendere e, e fare vostro, metterlo nel DNA per capire che cos'è la radio quali sono i sacrifici, quali sono i momenti belli, quelli brutti, insomma, è una lezione di radio, non c'è un corso di, di speaker radiofonico che possa essere all'altezza di quanto si sta raccontando in questi, in questi appuntamenti, quindi spero che anche possa servire. Perché, esatto, anche perché in un corso ti può insegnare la tecnica, okay. fare, cioè, poi il talento ce l'hai o non ce l'hai, ah, certo. è quello, esatto, ma se hai la passione, anche se la natura non ti ha dotato Ricordati sempre che ce l'ha fatta anche Luca Lazzari, <ride> no, questa non te la faccio passare. Ci metto un bip. <ride> Va bene Luca. Grazie, in bocca al lupo per Radio Padova, sono sempre un tuo fan. Poi io non soffro di, di, di gelosie. Anzi, semmai dovreste aprire una frequenza in Liguria, io sarò un tuo fan. Radio Padova chiama Savona, capito? Padova, eh, Savona ecco. va bene, grazie Luca. In bocca al lupo. Nella, nella versione YouTube metterò anche il link a Radio Padova anche per ascoltarla, insomma, così avrete anche la possibilità. E... Mm? Grazie. Ti quante cose, quante cose ti abbraccio va. forte. Grazie di tutto e ti restituisco agli affetti familiari. E ringraziali anche da parte mia soprattutto a chi ha fatto eh, a chi ha reso possibile questo collegamento nel mettere il, il video orizzontale anziché verticale alessandro che mi ha guardato ha messo a posto il cellulare e mi ha detto tieni vai vai bastava 14, girare il telefono capito? 14 <ride> anni va <vabbè>. bene <ride> umiliatissimo <ride> ciao luca in bocca al lupo per tutto Mario. Ciao, buonanotte, buonanotte a tutti. Un bacio. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. Ah, sono sempre contento, cioè arrivo alla fine del, del lunedì dopo aver fatto questa diretta che sono, sì stanco perché come tutti del resto perché abbiamo lavorato, ma sono veramente soddisfatto ogni volta che finisco, al di là di come sta, si può sempre migliorare tutto, si può migliorare qualsiasi cosa, ma sono sempre molto contento perché Sentir i, sentire i racconti anche attraverso la musica degli ospiti è una cosa bellissima che apre un po' e ci fa conoscere anche le persone che magari uno ha ascoltato in radio per tanti anni. Eh, però poi mh, conoscere anche aspetti diversi da quelli che, che sono usciti fuori dalla radio è sempre una cosa interessante, oltre a tutti, a tutti i consigli anche involontari che vengono detti, che vengono ehm, tirati fuori durante questi appuntamenti. Allora, eh, lunedì prossimo eh, non andremo in onda, saltiamo il 31 e la notte di Halloween, ma torneremo il lunedì successivo con l'ospite che poi vi dirò. E potrete ritrovare questa puntata nella versione senza video quindi un pochino più corta sul mio canale youtube fra un giorno o due perché devo aspettare tutte, tutte eh, clausole di twitch cioè una volta che l'ho fatta qui poi non posso farla mh, prima di 24 ore da un'altra parte tutte cose, vabbè. e quindi la trovate su youtube e poi la puntata intera compresa dei video sul mio sito ve ne darò notizia ve ne darò notizia durante, il, durante la settimana. Grazie per avermi seguito, di averci seguiti e vi do appuntamento a, fra due lunedì. Buonanotte.